Siamo con Cristina Cubin dell'ARPA per una giornata all'insegna della raccolta differenziata. Come mai avete deciso di organizzare questa iniziativa in piazza? Vogliamo sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata, far vedere quali sono i rifiuti che vengono raccolti nel secco residuo e quindi tutti quei materiali che potrebbero essere conferiti e differenziati, che sono tanti, che farebbero aumentare la percentuale di raccolta, quindi migliorare tutte quelle che sono le raccolte differenziate. E illustrerete anche quelli che sono gli errori più diffusi. Uno tra tanti, qual è l'errore che i cittadini commettono più spesso nella raccolta differenziata? Nel secco troviamo ancora grosse percentuali di plastica, di carta e anche di frazioni nobili tipo il vetro, il metallo, che invece sono storicamente conferite differenziate. Quindi queste quantità di materiali qui dentro fanno molto abbassare la raccolta. Grazie. Prego. Pordenone, dove eravamo ieri, e oggi qua a Udine. Si concluderà poi domani il tempo permettendo a Nix. Lo scopo dell'iniziativa è quello di verificare come vengono raccolti tutti differenziati di città e capire se si può migliorare la qualità della raccolta. Non lo dite. La collega di ARPA. Scusa? No, adesso commentano. Adesso vede. Vi presenterà adesso cosa verrà fatto. Buongiorno a tutti. Sembra una roba di ristorante. Iniziare i rifiuti secchi che ci sono in questi cassonetti che abbiamo prelevato in questa zona. Vediamo subito che c'è tantissimo organico. Carote, gusci delle uova, della carta da forno e anche molta plastica. Vediamo qualche bottiglia, imballaggi vari. La carta non sembra essere moltissimo presente, però invece quello che fa male di più sembra la plastica. Tutti imballaggi che potevano essere conferiti nel sacco, sacco di organico. Nel sacco della plastica, che è questo blu a Udine e questo blu qua, mentre l'organico è quello verde e quello marrone, scusate. Allora, il differenziato è in fase di predisposizione. Come vediamo, l'organico è molto presente. Nei materiali che distribuiamo noi si parla molto anche di spreco alimentare. Perché vediamo con il vice sindaco Loris Michelini stiamo assistendo all'apertura di alcuni sacchi di immondizia e vediamo che la raccolta non è proprio così virtuosa. Che cosa può fare il comune per incentivare, per aumentare la raccolta differenziata anche in vista di quello che è il progetto futuro che riguarderà la città? Beh, sicuramente constatiamo che la raccolta differenziata, diciamo, nel suo complesso città è al di sotto di quello che ci aspettavamo, quindi va incrementata. Una delle motivazioni per fare questo è per evitare di creare impianti di smaltimento che nessuno li vuole, oppure discariche che anche quelle nessuno le vuole. Sarebbe quello di poter incrementare la raccolta differenziata. Come? C'è un progetto in atto, speriamo di arrivare a concluderlo per vedere se è possibile in qualche maniera costringere il cittadino a incrementare la raccolta differenziata con la abbiamo con aperto un altro sacco. È un discorso che va valutato, va ancora studiato, lattine, perché carta, non è ancora pronto, in plastica, ma sicuramente potrebbe essere una cucchiai, delle soluzioni, considerando che altri comuni hanno raggiunto corda, raccolte percentuali molto bottiglie, molto elevate. Dei tappi di bottiglia in metallo, diciamo, dal punto di vista, quindi qua tantissime cose che potevano essere differenziate. Brava. Questo è un altro discorso, dovremmo utilizzare, come dicevate anche prima, tutte le bacheche disponibili, dobbiamo i siti disponibili, creare e mandare porta a porta anche quel bel dépliant che la NET ha costruito nel tempo e che fa una cernita molto ben precisa di quello che si può inserire nei vari cassonetti, e poi le scuole.
scuole, che sono la base principale per il senso civico, e poi ancora dobbiamo fare in modo che le varie associazioni ambientaliste e quant'altro aiutino anche le amministrazioni, quindi le istituzioni, a fare in modo che il cittadino si interessi un po' di più, perché il rifiuto è una qualcosa, ecco, che viene messo in parte. Cominceremo a pesare quando finiamo questo.